Questo non è uno scoiattolo, ma un cincillà. Il cincillà è un animaletto che non vale tanto oro quanto pesa, ma enormemente di più. Infatti la pelliccia del cincillà è la più cara che esista. Tuttavia, forse la sua astronomica quotazione subirà un forte tracollo se andrà in buon porto il tentativo della parigina Copier de Choron di abituare alla prigionia questi delicatissimi mammiferi che si trovano, e solo molto raramente, sulle vette più alte delle Ande peruviane e cilene. Gli ottimi risultati già ottenuti con gli ermellini inducono la tenace allevatrice francese a nutrire buone speranze anche sulla vitalità di questi gioielli viventi. Una pelliccia di cincillà costa oltre 40 milioni e ne esistono 11 in tutto il mondo, tra le facoltosissime proprietarie l'imperatrice Soraya, la regina Elisabetta e Rita Hayworth. Alle falde del Mongibello vive una razza di cani denominata appunto Cirneco dell'Etna. Il nome Cirneco deriva dall'antica patria d'origine di questo animale, la Cirenaica. Già nei papiri egiziani troviamo esaltate le eccezionali doti venatorie dell'agile cane. E numerosi sono i documenti di ogni tempo che testano le lodi del Cirneco. È un cacciatore infaticabile e da secoli ha stretto una salda alleanza con il collerico Furetto a tutto danno del coniglio. Il Furetto lo stana e il Cirneco la guanta. In Sicilia è talmente stimato che si è persino costituita una società amatori del Cirneco. Un'unica ombra nell'esistenza dello svelto animale. A tutti i concorsi ai quali partecipa vince sempre coppe, ma è una bistecca. Loro se l'avranno a male, ma è giunto il momento di dirlo. I cigni hanno la memoria corta. Se non fosse così non mostrerebbero questo contegnoso stupore per un'operazione alla quale sono sottoposti qui nel parco di Alster, ad Amburgo, ad ogni finir di novembre. Bisogna sapere che il parco di Alster, nei cui laghetti questi altezzosi animali, in numero di 350, dimorano abitualmente, è implacabilmente battuto d'inverno dai gelidi venti del mare del nord, il che potrebbe provocare il sia pur dignitoso e aristocratico assideramento dei popolarissimi cigni. Ad evitare tale iattura, non appena il termometro comincia a scendere, vengono quindi trasferiti in un laghetto a sud di Amburgo, più riparato dal gelo. Ma loro sono ancora offesi, averli fatti viaggiare così. Per chi li hanno presi? Per delle oche?